portarsi idee forti. Il 29 maggio rappresenta la battaglia di Legnano, l'avevo già detto fin dall'inizio, ha significato di una battaglia contro l'imperatore, ma è anche citata nell'inno di Mameli, quindi è la Lombardia ed è l'Italia insieme, così come il 22 marzo che si è sistemato ad un'incollatura sarebbe stata molto significativa, a me piaceva molto anche Sant'Ambrogio, che è patrono della Lombardia e non solo di Milano, ma il fatto che sia noto più come patrono di Milano secondo me lo ha un po' penalizzato. Comunque tutto bene, è stata un'occasione straordinaria per permettere ai cittadini lombardi di esprimersi, adesso voi sapete che l'iter ufficiale è quello previsto dal Consiglio regionale, ci sarà la nomina al Collegio di Saggi e poi un atto del Consiglio deciderà quale è veramente la festa della Lombardia.